Cari amici, in questo periodo di grande tensione a livello europeo, il nostro paese e il nostro governo sono sottoposti ad attacchi di ogni tipo, critiche, insulti, minacce, attacchi che arrivano da tutte le parti, sia dal fronte interno, cioè da opposizioni, stampa, media, ma anche da UPB, Istat, Banca d'Italia, Corte dei Conti, senza dimenticare il Quirinale. Sì, perché il primo a remare contro il nostro governo è proprio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma anche all'estero non si risparmiano: Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea, agenzie di rating e via dicendo. Onestamente, tutto questo allarmismo è del tutto surreale. Sì, perché troppo spesso per attaccare il governo italiano si ribaltano i termini della questione. Infatti, leggendo i giornali della stampa di regime o ascoltando i media, sembra che il governo italiano sia formato da incapaci che sbattono i pugni sul tavolo sulla base di teorie del tutto infondate, come se l'Europa fosse perfetta e le richieste del nostro governo fossero del tutto ingiustificate. Ora, io capisco che ognuno possa avere le sue idee e che possa avere anche delle idee che vanno in direzione diametralmente opposta a quelle che sono le politiche di governo. Ma per sostenere le proprie idee, per sostenere le proprie tesi, non si può negare l'evidenza. E l'evidenza è che l'Europa non funziona e non funzionerà mai. Anzi, come vedremo in questo video, l'Europa è una vera e propria trappola per l'Italia. E il bello è che ad affermarlo sono gli stessi protagonisti della storia dell'euro. Quindi oggi me la prenderò comoda e lascerò che siano lor signori a spiegare come stanno le cose. Iniziamo con Monti, che nel 2011 affermava: L'Europa, non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi e di gravi crisi per fare passi avanti. I passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comunitario. È chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini a una collettività nazionale possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico del non farle diventa superiore al costo del farle, perché c'è una crisi in atto, visibile e conclamata. Basterebbero queste parole per concludere qui l'argomento di questo video. Monti dice chiaramente che per fare passi avanti l'Europa ha bisogno di crisi, di gravi crisi, e non solo, ha bisogno di crisi visibili e conclamate, di crisi tangibili da parte della popolazione che così, presa dalla disperazione, sarà disponibile a cedere la propria sovranità. Il che non è molto diverso da quello che si fa con i prigionieri di guerra. Li privi di acqua e cibo, li minacci. Poi, se non basta, magari li torturi anche un po'. Prima o poi cedono tutti e tu ottieni sempre quello che vuoi. E non è forse questa una trappola? Ma per capire meglio di quale trappola stiamo parlando, andiamo avanti. Sempre Mario Monti, nel 2013, durante una intervista alla CNN, dichiarava: We are gaining a better position in terms of competitiveness because of the structural reforms. We are actually destroying domestic demand through fiscal consolidation. Hence, there has to be a demand operation throughout Europe, a demand expansion. As you pointed out most clearly, we, for example, in Italy are having problems because we have achieved very good fiscal results, but will they really be sustainable in the longer term unless the denominator, GDP, increases through growth? Ma come si distrugge la domanda interna? Semplice, alzi le tasse e svaluti i salari. In questo modo la gente non avrà più soldi e comprerà di meno. E come se non bastasse, si sono anche inventati il pareggio di bilancio e lo hanno addirittura inserito in Costituzione. In questo modo hanno completamente legato le mani dello Stato, che non potrà più nemmeno intervenire sul deficit per aumentare la spesa, per fare per esempio degli investimenti in politiche sociali, come il reddito di cittadinanza, per esempio, o per fare investimenti, aumentare gli investimenti pubblici per creare dei posti di lavoro.
Ora, se tu costringi le entrate e le uscite dello Stato ad annullarsi, beh, è ovvio che se spendi da una parte dovrai per forza tagliare dall'altra. Questo è quello che ha fatto Mario Monti, aiutando l'Europa a costruire una trappola perfetta, un disegno molto chiaro, confermato dalle parole di Mario Draghi nel 2015. So it's not that countries have lost completely the flexibility of their exchange rate in creating the monetary union because still they still have the flexibility of the exchange rate of the euro. But certainly in joining the monetary union they have lost some of the exchange rate flexibility. And so the adjustment has to happen through internal devaluations. Insomma, come dire che l'unica speranza per sopravvivere è quella di distruggere la domanda interna. Ma perché l'Europa ha voluto distruggere la domanda interna italiana? Qual era il suo fine? Quale risultato voleva raggiungere? Beh, è abbastanza semplice. Impoverire l'Italia per farne un centro di produzione di manovalanza a basso costo per i paesi ricchi del nord Europa, insomma una sorta di piccola Cina però all'interno della comunità europea, con una piccola differenza che l'Italia possiede un know-how industriale, tecnologico e manifatturiero di primo livello e quindi il disegno finale era quello sì di ottenere una manovalanza a basso costo, ma una manovalanza a basso costo qualificata e pertanto in grado di soddisfare la domanda della Germania. E questo è un modo come un altro per contrastare lo strapotere asiatico. Peccato solo che questo piano sia stato concepito sul sangue degli italiani. Ma nel concreto, come si distrugge la domanda interna? Beh, è molto semplice. Dal momento che il costo delle materie prime è lo stesso per tutti, c'è solo una via: ridurre i costi di produzione, abbassare i salari e soprattutto sopprimere i diritti dei lavoratori, che guarda caso è esattamente quello che è successo con la modifica dell'articolo 18. Però c'è un problema. Come fai a costringere i lavoratori ad accettare uno stile di vita meno dignitoso? Come fai a costringerli a lavorare sapendo che quello che guadagnano non gli basterà nemmeno per arrivare fino alla fine del mese? Li getti nella crisi più nera, svendi il patrimonio economico nazionale e favorisci la delocalizzazione. Infine, costringi le fabbriche a chiudere e in questo modo l'offerta di lavoro diminuirà, mentre la domanda aumenterà e di conseguenza i salari crolleranno. E voilà! Ecco a disposizione milioni di persone senza reddito, disposti a tutto per un misero pezzo di pane. Ecco quindi cosa intendeva Monti quando affermava che avendo distrutto la domanda interna, c'è bisogno di un aumento della domanda da parte dell'Europa. Il grafico seguente fotografa perfettamente questa situazione. Se diamo un'occhiata alla produzione manifatturiera dal 2000 al 2017, vediamo che quella tedesca è schizzata alle stelle, raggiungendo quasi il più 30%, mentre quelle di Spagna, Francia e Italia sono letteralmente crollate, perdendo quasi il 20%. Ma c'è di più. Monti infatti conclude dicendo che in Italia abbiamo ottenuto ottimi risultati fiscali, ma si domanda se tali risultati saranno sostenibili nel caso in cui il PIL non aumenti grazie alla crescita. Insomma, Monti lo sapeva benissimo che l'austerità avrebbe portato alla decrescita senza lasciare alcuno scampo all'Italia e anche questo fa parte del loro disegno. Basti pensare che dal 2000 al 2017 il PIL italiano è cresciuto appena del 2,6%. E se facciamo un confronto con il 2007, cioè l'anno pre-crisi, dobbiamo ancora recuperare 5,4 punti percentuali di PIL. Ma per capire meglio come stanno le cose, diamo un'occhiata all'andamento del PIL europeo dal 2000 al 2017. Per quanto riguarda il PIL, la situazione è davvero impietosa. Dal 2000 al 2017 il PIL dell'area euro è cresciuto del 25,9%, mentre nello stesso periodo quello italiano è cresciuto di appena il 2,6%. In altre parole, l'Italia cresce ad una velocità 10 volte inferiore a quella della media europea.
A frenare il PIL sono proprio le minori spese della pubblica amministrazione e il crollo degli investimenti. Guarda caso, esattamente quelle spese che il governo italiano vorrebbe aumentare. Ed ecco spiegato il perché di tutto questo accanimento contro le nuove politiche del governo italiano. L'Europa si accanisce contro il reddito di cittadinanza, contro l'aumento del deficit, ma soprattutto si accanisce contro una politica che finalmente punta sugli investimenti per favorire la crescita e l'occupazione. Certo, per Bruxelles questo è uno smacco intollerabile. Ma come? Proprio adesso che stavano per stringere il cappio intorno al collo dell'Italia, doveva arrivare questo governo a rompere le uova nel paniere? Le scelte politiche del governo italiano, se applicate, manderebbero in frantumi quel disegno a cui l'Europa sta lavorando da anni. E questo a Bruxelles non se lo possono permettere. Ma è anche vero che a maggio, con le elezioni europee, tutta questa situazione potrebbe cambiare. Un saluto dal vostro Matteo Di Micheli e ci vediamo al prossimo servizio.